Nell'antica Grecia, la figura del serpente fu contraddistinta da un aspetto di ambivalenza. Quest'animale era tenuto dagli antichi in grande considerazione per la sua vita misteriosa e sotterranea, per la sua grande velocità, pur senza organi motori, e per la sua capacità di ipnotizzare le prede. Era temuto per il suo veleno, ma gli vennero conferite capacità positive, rendendolo simbolo propiziatore e donatore di fertilità. Questo suo dualismo è senza dubbio il suo principale aspetto. Veleno, medicina, maschile, femminile, immobile, fulmineo, erano solo alcune delle caratteristiche che gli antichi vedevano rappresentate da questo animale. Il primo re mitico di Atene, Cecrope, era mezzo uomo e mezzo serpente. I giganti venivano spesso raffigurati con le gambe formate da serpenti, come Echidna, il cui corpo di donna terminava con una coda di serpente al posto delle gambe. Anche il vento Borea veniva descritto in forma anguiforme. L'uso del serpente come simbolo maschile, fecondatore, lo si ritrova nei miti più antichi, relativi alla Grande Madre e alla creazione dell'uovo cosmico, nato dall'amplesso con il serpente Ofione, creato dalla dea stessa poco prima, sfregando tra le dita il vento di Borea. Secondo questo antico mito, Ofione si arrotolò per 7 volte intorno all'uovo, finché questo non si schiuse e il creato non prese forma. Vi era poi Pitone, serpente di sesso femminile che proteggeva l'oracolo di Delfi. Fu incaricata da Era di seguire Latona tutto intorno al mondo per impedirle di partorire i figli nati da una relazione adulterina di Zeus. Il piccolo Apollo, 3 giorni dopo la nascita, uccise Pitone con una delle sue infallibili frecce. In memoria dell'antica protettrice dell'oracolo, il sacerdote di Apollo a Delfi fu da allora una donna e venne chiamata Pizia. Non meno noto era il simbolo del serpente Uroboro, che significa che si mangia la coda, che forma un cerchio senza inizio né fine e che pare immobile, ma che è in eterno movimento. Era simbolo del tempo ciclico, dell'energia universale che si consuma e si rinnova di continuo, rappresentando l'infinito, l'eternità, l'immortalità e perciò la perfezione. Il serpente, che spesso appare accanto alla dea Atena, è simbolo di saggezza, perfezione, intelligenza creatrice, di rigenerazione, di cambiamento, di conoscenza occulta. Rimanda anche alla figura di Erittonio, figlio di Efesto, che Atena adottò come proprio, che nacque con 2 serpenti al posto delle gambe. Atena viene spesso raffigurata con 2 serpenti intrecciati, simboli della vita e della morte, simboli delle 2 forze primordiali che dominano il mondo. Vi erano poi il caduceo e il bastone di Asclepio. Il caduceo era un bastone alato con 2 serpenti attorcigliati intorno ad esso. Era simbolo della sapienza, di pace e prosperità, associato al dio greco Hermes. Era simbolo per dirimere le liti, in quanto manifestazione fisica dell'equilibrio fra gli opposti. Nacque quando Hermes si imbatté in 2 serpenti che combattevano fra di loro. Il dio, per porre fine alla lotta, gettò tra i 2 contendenti la verga d'oro regalatagli da Apollo e i 2 rettili vi si attorcigliarono, immobilizzandosi. Le ali simboleggiavano il primato dell'intelligenza che si pone al di sopra della materia. Il nome del caduceo, che deriva dal greco karkeion, è traducibile come messaggero, araldo, e venne usato dagli ambasciatori come simbolo della loro funzione mediatrice e come emblema della loro inviolabilità,
richiamando anche la funzione di Hermes, che era messaggero degli dei. Asclepio veniva spesso raffigurato con in mano un bastone sacro, capace di guarire ogni tipo di malattia. Il serpente rappresentava il potere guaritivo del dio, simboleggiato dalla muta del rettile che richiama un'eterna rinascita. Negli inni omerici, il caduceo è detto aureo e ha la virtù di addormentare gli umani, di attrarre i morti dagli inferi e di cambiare in oro gli oggetti toccati. Il serpente fu simbolo di prosperità e di pace, non solo fra i greci, ma anche presso i romani.